Ciao, innanzitutto ciao, è bello salutare le persone, sempre, sempre bisogna salutare, sempre, sempre, sempre. Ciao, ciao a tutti. Il mio canale YouTube è il canale di un uomo. Mi è capitata questa cosa, potevo nascere, che ne so, cervo, invece mi è capitato di nascere uomo, uomo col pisello, quindi essere umano col pisello, è un altro problema, purtroppo è un altro problema qui, vabbè, comunque, quindi è certo un canale problematico, il canale di un essere umano con tutte le contraddizioni che può contenere, ma anche non contenere, perché esondano da me le contraddizioni, un essere umano. Quindi alcune persone, non molti, alcune persone si domandano come mai il canale di Ricky Farina, che è un essere umano che ha anche dei talenti, diciamo così, il talento di fare qualche cortometraggio azzeccato, di descrivere altri esseri umani. Oppure di usare, come è stato detto, il canale YouTube come un confessionale dove parlo di me, della mia vita, di quello che mi succede dentro e fuori. Come mai ha così pochi iscritti rispetto a tanti altri canali che... Non lo so. Allora, provo a rispondere. Forse perché non siamo più abituati all'essere umano? Forse dico, come mai il mio canale ha così pochi iscritti, ma anche il mio apparato genitale ha così poche iscritte? Allora forse non so, è il mio cappello, i miei occhiali, questo usare una maschera per dire la verità, come diceva Oscar Wilde, datemi una maschera e vi dirò chi sono. Cioè, ci sono donne che vogliono strapparmi gli occhiali addirittura. No, comunque, alcuni, come nella battaglia navale, alcuni li becco, alcuni beccati e affondati, mi adorano proprio adesso. E poi, appunto, siete così pochi che posso affezionarmi ad ognuno di voi, e questo è il lato positivo. E questo è il lato positivo. Certo, sapete che ho questo blog sul Fatto Quotidiano, io ringrazio con tutto il cuore il Fatto Quotidiano che mi sta dando libertà, devo dire la verità. Per ora non è arrivato nessun tipo di censura dal Fatto Quotidiano. Semmai alcune persone mi hanno suggerito in modo anche pesante di non mettere certi miei monologhi. Anche questo fatto di essere su un blog nazionale, cioè su un sito nazionale con il mio blog, anche questo da un mese e mezzo, diciamo, non ha sbloccato Ricky Farina. Ricky Farina è sempre in una nicchia, ma qualcuno mi ha detto... Nelle nicchie ci stanno i santi, quindi sono un santo tutto sommato, o un martire di me stesso. È interessante avere questa vetrina e comunque anche sul Fatto Quotidiano sono riuscito a pescare, tipo Gaetano o altre persone, alcune persone che poi si sono... affezionate in un certo senso, si affezionano a me anche perché mi chiamano Ricky, no? Sembro quasi un loro amico. E io infatti mi sento un po' amico dell'essere umano, tutto sommato. E questo non vuol dire che sono un buonista, ci sono tanti esseri umani odiosi. Per esempio tutti quelli che non mi seguono. No, scherzo, scherzo, scherzo. Però ecco, vorrei dire che per me non è certo. La mattina quando mi sveglio, delle volte controllo quelli che si sono iscritti, perché fa piacere comunque. È umano, no? Appunto, è umano. E magari un giorno vedo 660, poi nel pomeriggio 659. Oddio, che è successo? Qualcuno mi ha lasciato. Poi il giorno dopo 658. No, disperazione totale. Poi 662, 662. Beh, è una cosa ridicola, è una cosa ridicola che riconosco anch'io come cosa ridicola, assolutamente ridicola. Quello che conta è il centro e che io sia felice. Io sono felice,
delle persone che mi seguono. Sono felice soprattutto, persone che, ovvio, mi fa molto piacere, ma è soprattutto la cosa centrale, che sono felice di quello che faccio. Poi alle volte mi parlo un po' troppo addosso, mi parlo addosso, ok, va bene. Può far parte di un mio difetto, ma chi non ne ha di difetti, giusto? Oppure metto troppa roba, addirittura non si riesce, no? Uno non riesce a seguirmi. Per esempio, una critica che mi è stata fatta, però essendo scollegate questi video, no? Uno può scegliere, tra i tanti ne sceglie uno, quello che più lo incuriosisce anche dal titolo. Secondo me potrebbe fare così, ecco, senza farsi spaventare dalla moltitudine dei video. Comunque, la mia vita è sempre stata così, eh. Io non sono un uomo di successo nel senso che faccio quello che mi piace, ma allo stesso tempo l'insuccesso però è quasi una garanzia della mia bravura al giorno d'oggi, oppure è una forma di libertà che mi protegge. L'insuccesso, non diventare un personaggio pubblico, popolare, ti fa sentire più libero, forse. Forse. Non so poi se è proprio così, ma comunque potrebbe essere. Ma per concludere, per non dilungarmi troppo, tanto per farvi capire cosa capita nella mia vita, che tipo sono, cioè, io ho fatto dei cortometraggi di finzione con il mio amico Valentino Borgese. I primi cortometraggi erano di finzione, e di solito cosa capita? Capita che sia il regista ad avere lo ius prime noctis. Con l'attrice. E invece, sul set di un film, qui non farò il nome, c'era una ragazza molto carina che faceva gola un po' a tutti. Ma no, Ricky Farina, voi pensate che no, 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 no. Questa ragazza, questa attrice è andata con il mio operatore. Molto simpatico, un bel tipo, con un camper stupendo. È andata con lui. E io mi sono ritrovato la mattina a portare il cappuccino e i cornetti caldi nella mia stanza da letto, che avevo dato anche al mio operatore la mia stanza da letto, a portare i cornetti caldi all'operatore dei miei cortometraggi, dei miei di Valentino Borgese, che stava insieme a questa attrice del mio film, nel mio letto, in camera mia. Nella mia casa vecchia dove abitavo prima, in Via Foppa, per dirvi. Quindi sono sempre quello che non scopa. Io sono quello che non scopa. Ma scopano tutti, io non scopo. Perché? Perché sono fatto così, sono strano. Devo innamorarmi, deve esserci una scheggia d'amore che... Beh, se ci pensate veramente. Comunque, grazie a chi mi segue. Mi raccomando, non traditemi. Beh, se domani trovo 658, io mi uccido.